Siamo qui in questa occasione, come avete potuto vedere dall'invito, anche in ricordo di Vittorio Bellavite. Io sono Grazia Villa e sono qui anche per un debito che ho contratto sia con Vittorio, per tanti anni di riconoscenza e sia anche perché dovevo essere presente al primo convegno di novembre, poi avevo la polmonite, quindi vi ho bidonata. E quindi con l'insistenza amorosa di Giuseppina Perrucci, che ha ereditato da Vittorio questa dote del insistere finché non si porta a casa il risultato, sono qui, quindi sono piombata tra due persone che stimo molto, che vi presenterò. E mi limito quindi in questo piccolo intervento, e anche qui per un debito di riconoscenza, vorrei ricordare Vittorio, al di là dell'affetto personale appunto che tante volte mi ha abbracciata, sono le parole molto belle delle sorelle monache di Viboldone, in occasione, della sua salita e nascita al cielo. La tua, Vittorio, è una vittoria. Grazie dalle tue sorelle monache di Viboldone. Grazie, uomo limpido, schietto e senza inganno, amico dell'abbazia e delle sue battaglie, fedele amico dei giorni di speranza e amico dei faticosi giorni di prova e di dolore. Tu, come ti diceva Don Luisito, sei stato un tenace combattente delle cause dei perdenti. Ma non ti interessava affatto il successo e l'applauso. Ti stava sempre a cuore la causa dei giusti, la causa dei perduti, e di essere trovato loro accanto ti stava a cuore. Grazie perché nulla hai trascurato, esponendoti per cercare la verità nella giustizia e verso la pace. Per te il Vangelo non era un vezzo, un blasone, ma la passione della vita. L'ultima cosa che ci hai chiesto è stato di restaurare la tua Bibbia, da te vissuta fino al logoramento delle pagine di carta, ma scritta in cuore. Attento e curioso come un fanciullo, a volte esagerato, eri capace di stupirti di semplicissima bellezza, del suono di un flauto, dello sbocciare di una rosa sulla facciata dell'antica rossa abbazia. Sacra per te l'amicizia. Uomo giusto, hai scritto con la tua bontà pagine in molti ambiti di vita dal profumo indimenticabile, anche coi tuoi eccessi. Possa tu ora incontrare faccia a faccia colui delle cui orme sulla terra hai instancabilmente, curioso, camminato alla ricerca. Vivo fino alla morte, possa tu ora, in grazia della Pasqua di Gesù, rinascere a vita piena, vincendo l'ultima battaglia, l'insulto della morte. E a noi, incancellabile, fonte di ispirazione sempre nuova, il profumo della tua mitezza indomita, stigma di insoffocabile speranza. E credo che in questo ricordo, avvolti tra questi due termini, mitezza indomita e insoffocabile speranza, debba aprirsi il nostro convegno, perché al di là del titolo, dell'impegno, dell'approfondimento che egregiamente verrà portato avanti dai nostri amici relatrici e relatori, il segno, la benedizione sull'incontro di oggi sta nella memoria affettuosa e un po' pericolosa di un uomo che avrebbe vissuto il periodo della sinodalità con tanta attenzione, ma anche con tanto spirito critico, e ci avrebbe un po' inchiodati tutti e tutte le pareti di chiese, conventi, case e luoghi di incontro, con sguardo a un monitore per non accontentarci di facili strade o di finte illuse capacità di incontro quando magari non si ha il coraggio della schiettezza o di attraversare i conflitti che lui amava.
attraversare, magari anche aprire qualche volta, in modo da aprirci lo sguardo, la mente, il cuore. Bene, adesso io do subito la parola a Silvia Zanconato, biblista, componente del consiglio direttivo del coordinamento delle teologhe italiane e che abbiamo il piacere di ascoltare, chi forse per la prima volta, chi altri invece la conoscono negli scritti e nell'ascolto da tempo, sarà per noi un'occasione importantissima. Prego Silvia. Grazie. Come sempre, innanzitutto un ringraziamento per l'invito e per la bella, spero, proficua occasione di condivisione. Quando Mira mi ha chiamato per invitarmi a questo bell'incontro e mi ha un po', insomma, raccontato quello che aveva in mente, mi si è formata subito un'immagine molto chiara. Mira mi dice, ma sai, stiamo organizzando questo convegno sulla sinodalità, eccetera. E a me proprio si è formata, forse perché avevo da poco incontrato casualmente, lo confesso, perché non sono una assidua lettrice, mea culpa, di tutti i documenti vaticani, insomma. Qualche volta l'incontro anch'io, ma forse perché avevo in mente una citazione che in realtà mi era piaciuta molto, di Francesco, nonché Papa. E ve la leggo e poi cerco di rendervi partecipi del collegamento che mi ha suscitato attraverso l'invito di Mira. Lo scopo del sinodo è una citazione risalente al 3 ottobre del 2018. Sono già passati diversi anni, all'inizio di questo processo che la Chiesa Cattolica ha messo in piedi. Lo scopo del sinodo è far germogliare sogni, suscitare profezie e visioni, far fiorire speranze, stimolare fiducia, fasciare ferite, intrecciare relazioni, risuscitare un'alba di speranza, imparare l'uno dall'altro a creare un immaginario positivo che illumini le menti, riscaldi i cuori, ridoni forza alle mani. Trovo siano parole molto molto belle e sarebbe bello vivere riuscendo a realizzare anche alcune di queste cose, germogliare sogni, suscitare profezie, far fiorire speranze, fasciare ferite, intrecciare relazioni. Quando mi ha chiamato Mira ce l'avevo fresca nella mente questa citazione e non potevano non venirmi in mente le storie dell'Esodo e in particolare alcune storie dell'Esodo. Come sapete, immagino tutti, il libro di Esodo potrebbe essere definito come una storia di redenzione e di rivoluzione, che prende questa redenzione e questa rivoluzione prende la forma di un Dio potente, che finalmente ad un certo punto si decide a prendere le parti del debole, reagisce all'ingiustizia di un popolo che ne opprime un altro e interviene con ogni mezzo per riscattarlo dalla violenza subita. Tuttavia, la storia di Esodo è anche, sebbene non così raccontata, una storia di relazioni e di profonde connessioni. È una storia di reti di protezioni, capaci di trascendere confini biologici, confini etnici. Esodo è anche la storia, ripeto, forse un po' trascurata, di uno sforzo collettivo
che si prende cura delle vite e delle vite minacciate. Perché molto prima che nel racconto si dica dell'attenzione di Dio, Dio in questo libro compare al capitolo terzo, molto prima che in questa storia si dica dell'attenzione di Dio, ci sono altre nella storia che ascoltano, vedono, agiscono, conoscono le sofferenze e intervengono per salvare i loro figli e i figli delle altre. All'inizio dell'Esodo, della storia di Esodo, stanno le donne, un gruppo di donne, per lo più senza nome, ma lo vedremo tra poco, che restituisce questo gruppo di donne una possibile visione alternativa di e anche di Dio, in realtà quello che vedono, quello che sperano. Sono donne che si prendono rischi significativi per salvare vite e ognuna di loro svolge un ruolo fondamentale in quella che poi è nota come la storia della liberazione. Allora, io credo che raccontare la storia di queste donne significa prendersi la responsabilità di portare avanti la loro tradizione. E le loro storie mi sembrano davvero coerenti con quel far germogliare sogni e con la potenzialità di creare un immaginario positivo che possa ridare forza alle mani di tutti. Le prime donne a comparire in questa storia sono Sifra e Pua, le levatrici, le ostetriche. Interessante che la storia di Esodo, come quella della creazione biblica, comincia con qualcuno, meglio con qualcuna, che trae la vita dalle acque. Con le mani comincia la storia di Esodo, con le mani di qualcuna che aiuta a nascere dall'acqua del corpo materno. Un'immagine che davvero si rifà alla creazione dell'inizio. E la storia è molto nota, la richiamo velocemente. Il divino faraone, posto davanti al problema ebraico, che egli sente sempre più pressante e pericoloso, dichiara di voler adottare una strategia intelligente. E dice nelle diverse versioni: andiamo, cerchiamo di agire saggiamente. Nella versione che ci è più familiare ad alcuni di noi, perlomeno, la versione della CEI 2008, dichiara: cerchiamo di essere avveduti. L'idea è questa, insomma, che no? Pensa di avere un'idea scaltra. Espone quindi il suo programma, che è sfinire gli ebrei con lavori pesantissimi per fiaccare la loro forza vitale. Il problema è che ce ne sono troppi. E ha paura che il loro numero diventi talmente abbondante da soverchiare e ribaltare le forze di potere in campo. Ha paura di perdere la poltrona. Ed è a questo punto, insomma, scusate, li opprime con lavori pesanti, però sappiamo che più lui carica, più opprime gli ebrei, più questi crescono di numero. Quindi l'idea avveduta per il momento non funziona. Si rende allora necessario un altro tentativo. Ed è a questo punto che entrano in scena le prime protagoniste. Le prime protagoniste di questa storia. Scusate, mi sono persa. Ecco.
Sono le prime protagoniste del libro e sono due donne, Sifra e Pua. A loro, con questo ordine diretto e chiaro, viene comandato di compiere quello che è, a tutti gli effetti, un omicidio di massa. Il comando ce l'avete presente, quando la donna partoriente, forse lì ci sono dei racconti un po' ancestrali, perché probabilmente si pensava che si capisse il sesso dal modo in cui la testa usciva durante il parto, se sarà un maschio lo dovete eliminare, se è una femmina potrà vivere. A loro, a queste professioniste della vita, il divino faraone ordina di uccidere i bambini. Quanto mai attuale come storia. Che le prime due, che queste due donne siano importantissime, è detto anche dalla menzione del loro nome, Sifra e Pua. Molte delle fonti antiche le identificano, e qui è un punto importante, come due ragguardevoli donne ebree, che poi vengono celebrate per la loro giustizia. Il testo infatti dice le levatrici, nelle traduzioni più comuni, le levatrici delle ebree. Si tratta prevalentemente di una interpretazione che si basa sulla loro disubbidienza a Faraone e sul loro timore di Dio, che le ricompenserà poi facendone, mettendole a capo di importanti famiglie ebraiche. Tuttavia, il testo apre qui quella che viene chiamata una vexata quaestio, cioè una cosa che è molto difficile da risolvere, non è affatto di semplice né definitiva soluzione. Chi erano in realtà queste donne? Donne ebree o levatrici delle ebree? Capite che è una differenza non di poco, perché nel primo caso parliamo di insider, cioè sono ebrei che hanno il problema dell'editto di sterminio emanato contro il loro popolo. Nel secondo caso, invece, sono delle straniere, sono appartenenti al popolo dell'oppressore. Nel confronto tra le diverse traduzioni, quelle nelle nostre lingue, ma comprese quelle antiche, per esempio della versione greca della Settanta o della versione latina della Vulgata, si intravede la duplice possibilità. Cioè il testo può portare sia in una direzione che in un altro. E ci sono quindi tradizioni che qualificano queste due donne come egiziane, che poi eventualmente in un secondo momento si convertono. Io seguo questa linea. Non vi tedio con i motivi per cui io propendo per questa interpretazione, ma anche l'analisi dei nomi. Insomma, io propendo anche per coerenza all'interno del libro, vedremo poi, propendo per una loro identificazione straniera. Tra le molte cose, però, per me è significativo che i primi personaggi, escluso Faraone, i primi personaggi del libro della Liberazione sono in due. Sono in due. Fin da subito i primi due personaggi femminili agiscono in squadra. Ed è questo un paradigma che si ripete in tutti e due i primi capitoli di Esodo, che sono intessuti di alleanze e di donne che fanno rete tra di loro. Cominciate a capire per quale motivo mi è venuta in mente questa immagine. Loro stesse forse sono le rappresentanti della corporazione delle ostetriche. È infatti piuttosto improbabile che soltanto due donne dovessero occuparsi di tutte le nascite di un popolo che è detto così numeroso e prolifico al punto da riempire tutto il paese d'Egitto. Il testo che racconta la loro storia, come sempre nella Bibbia, è davvero molto scarno.
Però noi possiamo immaginare la scena. Si trovano davanti a Faraone, remissive e diplomatiche, e qui c'è intessuto nel testo una feroce ironia, perché, ve l'ho sottolineato prima, Faraone dice: ah, mi è venuta in mente un'idea scaltrissima per risolvere il problema della sovrappopolazione ebraica. Voglio essere intelligente, no? Chi la fa l'aspetti, è questa la logica. La scena la possiamo immaginare così: sono remissive e diplomatiche, apparentemente obbedienti, mantengono la calma mostrando il rispetto dovuto ai potenti, ma subito dopo l'incontro con Faraone, magari approfittando di quello spazio riservato alle cose tra donne, organizzano la disobbedienza e la resistenza. Qui ci sono, capite, dei messaggi strategici da cui veramente si può imparare un modo di comportarsi. Un solo verso nel testo separa l'ordine del genocidio dato da Faraone e la realizzazione contemporaneamente del suo fallimento, nell'impedire l'aumento esponenziale di Israele. E noi possiamo domandarci quanto tempo ci è voluto a Faraone prima di accorgersi che il comando che aveva dato alle levatrici di ammazzare i bambini maschi non era stato obbedito. Quanto ci ha messo a capire che il suo scaltro piano era stato un fiasco totale? Come se ne è accorto? C'era forse un ministero, un ufficio dedicato al tracciamento e alla soluzione finale del problema ebraico? Certo, sono fantasie, fantasie, ma delle due donne viene detto che temettero Dio. E questo sembra dar loro la temerarietà della disobbedienza e il coraggio e la faccia tosta di mentire a Faraone direttamente in sua presenza. La scena la ricordate, tra l'altro, usano quello che i maestri delle arti marziali insegnano fin dall'inizio, cioè usare la forza dell'avversario per restituirla contro di lui. Quella scena bellissima dove quello che si pensa scaltro in realtà viene gabbato. Cioè, noi abbiamo dalle donne ebree, ma quelle sono talmente, lì c'è una parola in ebraico, non litedio, ma ha a che fare con qualcosa di quasi animale. Sono talmente vitali che quando arriviamo noi, è già tutto fatto. Ed è interessante che di fronte a queste dichiarazioni, Faraone perde la parola, non perde il potere, perché sappiamo poi come va avanti la storia, però perde la parola. Di fatto non lo sentiremo parlare più. La liberazione del popolo di Israele comincia così. Con Sifra e con Pua. Sono loro le madri di una rivoluzione condotta dalle donne. E mi piace pensare Sifra e Pua mentre arruolano un numero incalcolabile di donne nel loro movimento di resistenza. Il loro atto disobbediente pone le basi per quello che verrà dopo. Sifra e Pua sono le prime liberatrici nel libro della liberazione. Poi ci sono altre due donne che agiscono insieme. Dedicherò meno tempo a loro due, ma ve le ricordate? Sono la madre del bambino, che non ha ancora un nome, e la sorella del bambino, che non ha ancora un nome. Entrambe verranno nominate soltanto più avanti nel libro Jochebed, la mamma di Mosè, e Miriam, la sorella. Al momento non ce l'hanno
nome, non vengono descritte ma senza essere nominate. E anche loro due agiscono in coppia. Già sono state aiutate in un qualche modo. Sifra e Pua sono la cifra di un movimento di resistenza che ha reso possibile la nascita di un bambino che altrimenti sarebbe stato eliminato. Sono in due anche loro. La madre lo nasconde, la sorella lo veglia, ma arriviamo all'altra donna. Si trova alla fine del secondo capitolo di Esodo. Alla fine di questa storia, prima che cominci la storia più famosa, quella dei maschi che si fanno la guerra, c'è la figlia del faraone. Anche lei non è da sola. La figlia del faraone è con le sue ancelle. Vedete, è una popolazione femminile estremamente numerosa e nessuna agisce da sola. Questa donna, anche lei senza nome, chiamata solo figlia del faraone, questa donna che al fiume della morte per i bambini ebrei diventa madre. Attraverso la compassione riconcepisce il figlio di un'altra donna assumendosene la responsabilità, che diventa la madre adottiva di Mosè. Questo è uno dei motivi per cui io tendo a pensare che anche Sifra e Pua non è l'unico, siano egiziane. Perché all'inizio e alla fine di questi primi due capitoli ci sono donne che fanno nascere la vita, ciascuna a modo suo, attraverso l'acqua che le lega. Le prime, le levatrici, attraverso l'acqua del parto. L'ultima donna, la figlia di Faraone, che trasforma attraverso la compassione, e non è di poco conto, delle acque di morte, perché è lì che i bambini ebrei dovevano essere gettati per morire, trasforma quelle acque di morte nelle acque del suo parto, perché lì la figlia di Faraone diventa madre. Madre adottiva, ma madre, e riconcepisce un figlio che può piangere per la prima volta. Non ci facciamo mai caso a questo particolare, perché la madre di Mosè l'ha dovuto tenere nascosto. E voi immaginate che cosa significa tenere nascosto un bambino, un neonato, sorvegliare ogni suo vagito per la paura che venisse scoperto e quindi ammazzato? La scena è questa. Apre il cestello e il bambino piange, come se fosse stato portato alla luce per la prima volta. Lei diventa la levatrice, la nuova levatrice di questo bambino che dalle acque è stato tratto e infatti lo nomina. Gli dà lei il nome. La figlia di Faraone, colei che ha decretato lo sterminio dei bambini ebrei, decide in quel momento che non userà il suo potere per distruggere la creazione di un'altra donna. La possiamo immaginare, forse all'inizio sarà stata tormentata e combattuta per l'obbedienza dovuta a suo padre, ma alla fine decido di sfidare l'uomo più potente della storia, portando direttamente il figlio del nemico in casa sua, nella casa di suo padre. Le ho solo accennate, volutamente tralasciate. Le richiamo nuovamente qui la donna che mette il suo bambino nella cesta, la sorella che lo custodisce e la figlia di Faraone che lo accoglie.
Sono tutte donne senza nome, ma tutte in relazione tra loro. Sempre insieme. Una agisce sempre attraverso le azioni dell'altra. E le due donne adulte di questa scena, ovvero la madre di Mosè, la madre naturale di Mosè e la madre adottiva di Mosè, per molti versi sono donne diversissime. Anzi, in contrasto, perché da una parte c'è una donna ebrea, una figlia di Levi, che deve rinunciare al figlio per paura, della vita di questo bambino, e dall'altra parte c'è un'egiziana, figlia di Faraone, colui che l'ordine di morte l'ha emesso, che però salva il bambino ebreo. Veramente sono agli antipodi, così diverse. Ma qualcosa le unisce. Interessante che la donna egiziana non ha un nome e mai verrà chiamata madre dopo questo episodio, mai. Pur essendo madre di Mosè, non figura tra le madri di Israele. Interessante. E dopo questo episodio sparirà per sempre dalla narrazione. E sebbene lei agisca in contrasto all'ordine paterno, la sua designazione nella storia la lega indissolubilmente alla casa reale e al popolo che tanta sofferenza ha procurato Israele. Capite? E questo non è un trattamento tenero da parte del narratore, che forse vuole diminuire l'importanza di questa donna? Perché forse è parte di quel popolo nemico? Non verrà mai più nominata. E sempre, nonostante sia salvatrice, il testo la ricorderà solo con il nome che la lega al nemico di Israele. Tuttavia, quando queste due madri sono insieme, la scena è tranquilla. Perché il bambino è circondato da donne che lo proteggono e che hanno fatto di tutto per tenerlo in vita. La situazione cambia radicalmente, invece, quando i maschi diventano il punto focale della narrazione. Ecco allora che ricominciano le violenze. Due maschi alfa, Mosè e Faraone, ciascuno con il proprio Dio e i propri dèi, devono far vedere chi è il più forte nella storia. Lì cambia. Eppure, la presenza di questa egiziana e delle altre due all'inizio dovrebbe permetterci di considerare anche una diversa rappresentazione dell'Egitto all'interno del libro di Esodo. Come sapete, in questa storia l'Egitto è descritto come crudele, tirannico, feroce, mortale, nemico numero uno del popolo di Israele. Peccato che la figlia di Faraone, Sifra e Pua, offrono una prospettiva diversa, ovvero non tutti gli egiziani trattano male gli ebrei. Molte tradizioni non hanno mancato di provare a tirare queste tre egiziane dalla parte giusta. Ecco allora che le levatrici sono in realtà ebree. Abbiamo dei Midrashim, sapete cosa sono, no? Delle storie legate anche con riferimenti testuali molto puntuali alla tradizione biblica. Sono storielle che amplificano, in un qualche modo spiegano il testo biblico. Ci sono dei Midrashim che addirittura identificano Sifra e Pua con Miriam e Jochebed. Cioè sono la madre e la figlia. Ci sono altri che comunque dicono sono ebrei di case molto importanti, un tentativo, no? Di assimilare il diverso e lo straniero. Non può essere buono se non è come me. Anche per la figlia di Faraone,
Ci sono delle storie che la identificano come una timorata di Dio. Infatti, dice la storia, scendeva al fiume con le sue ancelle per il bagno, ovvero stava eseguendo il rito di purificazione che le donne ebree compiono. Capite? Forse il problema è un altro, che si fa semplicemente fatica ad accettare che tra i nemici ci sia qualcuno di buono. E questa presenza rende infatti difficoltoso il giudizio e molto più sfumati i contorni tra chi è buono e chi è cattivo. Perché se il nemico può essere non così cattivo, tra l'altro, allora anche il buono può avere qualche cosa di opaco. Le storie che raccontiamo rivelano quel che crediamo e sostengono quel che pensiamo sia possibile. Non è allora senza conseguenze immaginare Dio e le sue comunità attraverso questi primi personaggi di Esodo. Le azioni di queste donne influiscono profondamente sulla metafora, su una delle metafore più importanti del Dio biblico, ovvero la metafora della liberazione. Sono donne che si impegnano per tutelare la vita e la dignità umana. Questa immagine offre, quella delle donne, dei primi due capitoli, offre un importante contrappunto a quella predominante della liberazione operata da un Dio guerriero potente che uccide i soldati egiziani e anche tutti i cavalli, con il suo arsenale di vento e di mare, dopo averli fiaccati, impoveriti con ogni mezzo possibile, compresa la vendetta contro i loro bambini. Il Dio distruttore di vita, rappresentato appena un poco oltre in questa storia, è in netto contrasto con il lavoro delle levatrici e della figlia di Faraone. Gente di fuori rispetto a chi narra quella storia che salva i bambini di Israele attraversando tutti i confini possibili. È così diverso nella storia che seguirà dal capitolo 3 in poi il Dio liberatore che non è disposto a mostrare misericordia per i figli dei nemici? È così diverso questa immagine di Dio liberatore dal divino Faraone che voleva fare lo stesso ai bambini ebrei? Lo so, è una domanda difficile, ma è una domanda a cui forse dovremmo prenderci la responsabilità di provare a dare delle risposte. Che cosa generano le immagini? Che cosa generano le storie a cui diamo più peso? Ricordare queste donne allora e magari anche prenderle come esempio di sinodalità e corresponsabilità offre l'opportunità di pensare qualcosa di diverso. È una storia forse, quella dei primi due capitoli, che abbiamo bisogno di ascoltare, di riascoltare. E nei pesi e nei contrappesi dei tempi che viviamo, forse i primi due capitoli avrebbero bisogno di essere raccontati di più e di essere presi più sul serio. Sì, perché queste storie ci permettono di pensare, di immaginare e di realizzare qualcosa di diverso, eventualmente di pensare diversamente anche Dio. I loro gesti di gentilezza sono al centro di ciò che potrebbe significare essere umani. Essere umani significa anche farci le guerre, opprimerci gli uni gli altri. Ma essere umani potrebbe anche essere come sono state queste donne all'inizio di Esodo. Grazie.
Grazie Silvia, bellissimo il tuo intervento e pieno di riguardo verso il futuro. Ora do la parola a Mauro Castagnano, giornalista, sociologo, membro di Università di Chiesa, e ci racconterà, abbiamo detto che sono narrazioni della rete sinodale, e Silvia ci ha messo radicato nella storia della pittura e di una sua interpretazione. Adesso Mauro, dove ci radicherà? Buongiorno a tutti e tutte. Abbiamo scelto di dedicare questo incontro su sinodalità e corresponsabilità, dove l'impegno all'interno della comunità cristiana si coniuga con quello civile a Vittorio, a un anno dalla sua scomparsa, proprio perché Vittorio, forse come pochi altri in Italia, ha saputo sempre tenere insieme, sia pur con un coinvolgimento pratico differente a seconda dei momenti della sua vita, l'azione politica per la trasformazione della società e il lavoro per la riforma della Chiesa. In questo modo, Vittorio, nella pratica, prima ancora che nella riflessione, è andato oltre la teologia del laicato che innervava il Vaticano II e assegnava ai laici il compito precipuo, la vocazione di cercare il regno di Dio trattando le cose temporali e ordinandole secondo Dio. Questa impostazione tendeva, infatti, al di là delle intenzioni, ma inevitabilmente, a evocare un dualismo che ancora oggi ogni tanto riemerge, degli ambiti di competenze e di azione dei laici e dei presbiteri, fino a farli coincidere rispettivamente con la sfera del profano, del temporale per i laici e del sacro, del soprannaturale per i presbiteri. Tuttavia, dopo il concilio è emerso con crescente chiarezza che il nocciolo duro della sempre auspicata valorizzazione del laicato non stava nella definizione di ciò che lo distingue dal clero, del suo specifico, individuato per l'appunto nell'apostolato sociale, bensì nel rinnovamento del modello di Chiesa e della relazione di questa con il mondo. Al centro, infatti, andava posto il popolo di Dio, in cui tutti i credenti sono fondamentalmente uguali prima di ogni diversità funzionale e che tutto è intero è responsabile della storia umana. Nel battesimo ogni cristiano diventa sacerdote, re, profeta del regno di Dio. La Chiesa è il luogo dove il regno è annunciato e dove se ne deve vedere una qualche realizzazione. Questo annuncio e realizzazione è fatto in tre modi: nel culto, liturgia, che ha il suo vertice nell'Eucaristia, nel governo, cioè la regalità, che nel lessico di Gesù, re sulla croce significa servizio, e nella profezia, cioè nella trasmissione delle verità. Della verità in dialogo con i segni dei tempi che Gesù ci invita a leggere. Fino a un recente passato, il prete pareva concentrare queste funzioni in forma esclusiva: gestore dei sacramenti, guida della comunità e unico autorizzato a predicare. Oggi non è più così, specie dopo che la Dei Verbum ha dato la Bibbia in mano a tutti i credenti e la Sacrosanto Concilio ha affidato all'assemblea la celebrazione liturgica. Da una parte, quindi, salta la separazione rigida tra azione ad intra e azione ad extra, quella che sarebbe propria dei chierici e quella che sarebbe proprio dei laici. E il problema del laico, della laica, cioè il servizio al mondo, diventa problema di tutta la Chiesa. Per dirla con Congar, è il progressivo eclissarsi della polarità clero-laicato per far posto a quella comunità e ministeri. Quindi il laico maturo, la laica matura, non possono essere coloro che si impegnano nella società, ma vivono passivamente la propria appartenenza ecclesiale, quasi braccio secolare di una chiesa identificata nel clero, né coloro che vivono con intensità la comunità cristiana, ma senza prestare attenzione alla dimensione sociale, dimenticando che la Chiesa è nel mondo e per il mondo. Il laico maturo, la laica matura è colui e colei che superando ogni schizofrenia partecipa con la stessa responsabilità alla costruzione del regno di Dio nella Chiesa e nella società civile.
È questo passaggio da una concezione della Chiesa che ruota attorno al rapporto tra i tre corpi, no? I presbiteri, i religiosi, i laici, ad una ecclesiologia che mette al centro la dinamica comunità-misteri, a fondare la possibilità di parlare di sinodalità e corresponsabilità. Solo col pontificato di Francesco, però, il primo termine, sinodalità, è stato messo al centro del dibattito ecclesiale, scontrandosi con una mentalità che nel precedente trentennio era tornata a sottolineare la figura sacrale del sacerdote, a ricondurre laici e laiche a ruoli di mera collaborazione, subalterna perfino negli ambiti secolari sulla carta affidati all'ordine di discernimento, assegnando all'episcopato l'unica voce autorevole nel quadro di un'ecclesia di ecclesiologia di comunione attenta a riaffermare il principio gerarchico e di un modello di neocristianità preoccupato di far nuovamente valere una sorta di tutela della Chiesa sulla società, o quantomeno di agire come lobby per ottenere dei benefici, per esempio i finanziamenti pubblici per le scuole confessionali, in cambio di legittimazione e di consenso, invece che porsi come sale e serva. Questo è stato particolarmente vero in Italia, non dico cose, come dire, che non abbiamo attraversato. Ora, posta questa premessa, poiché mi è stato chiesto di dedicare il mio intervento alla corresponsabilità dei credenti nella società, vorrei condividere alcune riflessioni sull'impegno politico dei cristiani oggi, nella convinzione che Vittorio ne condividerebbe l'essenziale, visto che questo approccio ha guidato la sua vita. Negli ultimi 3 decenni, l'appassionato dibattito su fede politica che aveva caratterizzato gli anni del post-concilio è evaporato insieme all'eclissi della politica, ridotta ad amministrazione di un esistente ritenuto sostanzialmente immutabile e sussunta in forma ancillare nel mercato, principio ordinatore praticamente unico della società. Certo, il richiamo al valore e alla necessità dell'impegno politico torna puntualmente nei documenti del Magistero, ma tale vocazione suona rituale, perché non solo priva di precise e contestualizzate suggestioni, ma anche puntualmente destinata a naufragare nello scetticismo, se non nella vera e propria repulsione verso la politica oggi predominante, quantomeno in Occidente, di certo in Italia. Mi pare perciò necessario, prima di tutto, cercare di capire dove radica questa distanza e questa avversione, evitando un approccio che a me pare un po' moralista, che le attribuisce essenzialmente a scarsa maturità civica, a disinteresse per la cosa pubblica, in fondo a piccineria ed egoismo, per vedervi semmai la spia di processi socio-economici, culturali e istituzionali di cui esse sono più la conseguenza che la causa. Provo ad andare appunto in questa direzione, a scavare un pochino. Quando nella seconda metà degli anni 70 il ciclo dei 30 gloriosi, 30 anni di grande crescita economica, naturalmente sto parlando dell'Occidente, frutto della combinazione della ricostruzione post-bellica, estensione del modello fordista, applicazione delle politiche keynesiane, crescita salariale, sviluppo del welfare per vincere la sfida egemonica col socialismo reale, è entrato in crisi, per la discesa del saggio di profitto provocato dall'eccesso di capacità produttive rispetto ai consumi e dall'aumento dei salari e del prezzo del petrolio, nell'Occidente capitalista sono state varate politiche neoliberiste, col conseguente trasferimento di consistenti quote del prodotto interno lordo dal monte salari al monte profitti e rendite. Negli ultimi 4 decenni, la miscela di progresso tecnico e di politiche di concentrazione della ricchezza hanno fatto sì che ai notevoli incrementi della produttività del lavoro non corrispondesse un analogo aumento della capacità di spesa dei lavoratori. Per evitare il calo dei consumi interni all'Occidente, che il calo dei consumi interni all'Occidente innescasse una recessione, la Germania, per esempio, ha puntato sulle esportazioni, l'Unione Europea come mercato libero verso cui Berlino esporta circa il 70% delle sue produzioni. Mentre gli Stati Uniti sull'indebitamento dello Stato, soprattutto verso la Cina, e delle famiglie, mentre l'emergere di nuove potenze, Cina, l'India, ha in parte assorbito la sovrapproduzione, in parte,
Perché la difficoltà di reinvestire i profitti crescenti nell'estensione di un'attività produttiva già tendente all'eccedenza ha dirottato capitali verso il sistema finanziario. Il sistema finanziario è esploso in questi decenni. Oggi il 98% del denaro circolante nel mondo è legato al sistema finanziario, contro il 20% degli anni 70. Che si è gonfiato enormemente grazie alla fine del gold standard, qualcuno si ricorda, no? La decisione di Nixon di sganciare il valore del dollaro dalle riserve auree nel 1973, sostanzialmente per finanziare la guerra in Vietnam. Alla liberalizzazione dei movimenti di capitale, qualcuno si ricorda quando non si poteva portare i soldi in Svizzera. C'era anche una carina sketch di Alighiero Moschese su questa cosa. Alla rivoluzione informatica, al moltiplicarsi degli attori e allo sviluppo dei prodotti derivati, i cosiddetti fondi, hedge funds, che oggi è circa 33 volte il prodotto interno lordo mondiale, cioè questi che sono sostanzialmente prodotti finanziari ad alto rischio e quindi anche ad alti utili, no? Potenzialmente. Ciò è stato favorito dalla penetrazione capitalista nei paesi dell'est socialismo reale. E dall'apertura di nuovi spazi non geografici di mercato, i beni comuni, i servizi pubblici, sanità, la materia vivente, i brevetti sulle sementi, su queste cose, con un massiccio incremento dello sfruttamento delle risorse naturali. Oggi l'80% del capitale finanziario globale, del capitale azionario globale, è controllato dal 2% degli azionisti. Questa progressiva centralizzazione dei capitali ha come corrispettivo una concentrazione senza precedenti dei processi produttivi associati all'esercizio del potere, la scienza, l'informazione, fino alla politica in senso stretto. Una potentissima oligarchia capitalista controlla tutto, dalla produzione ai servizi, dalla distribuzione ai media, e dà forma all'architettura sociale secondo i propri valori e interessi, plasmando la vita delle comunità, i modelli di consumo, l'immaginario, eccetera. Il modello neoliberista fa dell'impresa privata mossa dall'obiettivo di massimizzare il profitto il motore della crescita economica, da cui dovrebbe derivare ricchezza per tutti attraverso la trasformazione di ogni bene in merce venduta sul mercato. Però a differenza dell'laissez-faire ottocentesco non riduce il ruolo dello Stato, ma gli assegna il compito di garante dell'ordine di mercato, cioè del massimo di concorrenza che sta alla base della società aperta, quale principio strutturante della vita sociale individuale. Così la chiave del progresso viene fatta risiedere non nella cooperazione universale, ma nella competizione tra individui, tra imprese, tra stati, aprendo la strada all'ingresso della guerra tra le possibilità per ottenere dominio e potere, persino quando fa capolino la minaccia nucleare. Ora, se negli anni 60 e 70 del secolo scorso, sulla spinta di poderosi movimenti sociali, si era assistito in tutto il mondo occidentale, e in particolare in Italia, ad una redistribuzione dei poteri verso il basso, il decentramento regionale, i referendum, i consigli di fabbrica, i consigli di zona, i comitati degli utenti nelle strutture pubbliche, gli organi collegiali della scuola, eccetera, dalla metà degli anni 70 e soprattutto dopo il 1989 si è innescato un processo inverso. Dalla commissione Trilateral, che nel 1975 denunciava l'eccesso di democrazia come una minaccia per la governabilità degli Stati Uniti e degli altri paesi occidentali, da risolvere con l'introduzione di tecnocrazie, alla critica formulata nel 2013 dalla banca d'affari statunitense JP Morgan circa l'inadeguatezza delle costituzioni del Sud Europa a favorire l'integrazione economica europea perché troppo influenzati dalle idee socialiste. La pressione dell'elite economica ha condotto al trasferimento dei poteri dalle assemblee rappresentative, Parlamento nazionale, consigli regionali, provinciali, comunali, agli esecutivi, il governo, le giunte, i sindaci e ad organismi sovranazionali ademocratici. Reso palese quest'ultimo nel 2013 da Mario Draghi,
all'epoca direttore della Banca Centrale Europea, con la famosa metafora del pilota automatico, che avrebbe garantito la continuità delle riforme neoliberiste in Italia, indipendentemente dal risultato delle elezioni politiche che si erano appena tenute. Ciò ha comportato una verticalizzazione drastica del potere, elezione diretta dei sindaci e dei presidenti di regione, ruolo residuale delle assemblee elettive negli enti locali, esercizio della funzione legislativa delegato quasi totalmente ai governi, modifica dei regolamenti parlamentari per limitare l'azione delle minoranze, introduzione del sistema elettorale maggioritario, eccetera. Ed è stato accompagnato dalla torsione degli istituti democratici in senso aziendalistico. Beh, per esempio, si è tornato alle rappresentanze sindacali unitarie invece dei consigli di fabbrica. C'è stato lo svuotamento dei consigli di gestione dei servizi pubblici, dei consigli comunali, dei consigli di istituto, sottoposti al manager sanitario, al sindaco manager, al preside manager, no? Con un processo di concentrazione delle decisioni che ha reso questi organismi sempre più impermeabili all'azione dei cittadini. Ricordate la vicenda delle riforme delle pensioni in Francia nel 2023? Tutti i sondaggi dicevano che l'80% della popolazione era contraria. Ci sono stati mesi di mobilitazione che hanno coinvolto ampi settori del paese, ma la riforma è stata approvata con un voto, con una procedura utilizzata ad hoc per saltare perfino il voto in Parlamento. Viceversa, questa concentrazione è molto sensibile alle pressioni delle lobby economiche, anche a causa della trasformazione dei partiti in comitati elettorali. Ciò fino al varo di leggi repressive che irretiscono e penalizzano il conflitto derubricato a patologia delle relazioni sociali, facendo intravedere il passaggio dalla democrazia tecnocratica alla democrazia autoritaria. Oggi, per fare un picchetto, si rischiano 6 anni di carcere. Se fai un blocco stradale, come fanno quelli di Extinction Rebellion, rischiano 4 anni di carcere. A ciò ha contribuito la costruzione di un'Unione Europea come spazio economico senza frontiere interne, ispirato al principio di un'economia di mercato aperta in libera concorrenza, ma privo, dal punto di vista istituzionale, dei requisiti democratici che richiede agli Stati per farne parte, contando su un Parlamento eletto a suffragio universale, ma senza gran parte dei poteri normalmente assegnati a queste istituzioni. Poteri che sono esercitati in sua vece da organi come la Commissione e il Consiglio, che sono rappresentativi dei governi, non dei popoli, e da strutture tecno-burocratiche prive di qualsiasi legittimità democratica. Eppur tuttavia, l'Unione Europea, destinata ad agire come istanza sovraordinatrice alle Costituzioni e alle leggi degli Stati, come superlegge che lo obbliga ogni paese a legiferare all'interno della cornice imposta dai trattati europei. Qualcuno si ricorderà la famosa lettera di Trichet e di Draghi al governo italiano nel 2011. Queste sono le riforme che dovete fare, compresa la riforma della Costituzione. Così la rivoluzione neoliberista ha anche formalmente subordinato al mercato la democrazia, svuotando le opzioni fondamentali che riguardano gli assetti strutturali della società vengono infatti scritte e prescritte in trattati posti al di fuori della portata della sovranità popolare, in modo da diventare immodificabili. Il popolo può solo eleggere il personale politico che amministrerà scelte già in gran parte predefinite, perché collocate all'interno del perimetro ordoliberista. Non si possono fare, dico una eresia, nazionalizzazioni. Si chiamerà addirittura aiuti di Stato, eccetera, eccetera. La politica non è più percepita allora come uno strumento utile per migliorare le proprie condizioni di vita. Com'era la dinamica in passato? Io faccio rumore, chi è in Parlamento mi deve ascoltare e deve in qualche misura fare ciò che gli sto dicendo. No, l'esempio francese, secondo me, è veramente la palissiana. Che sono condizioni di vita che sono affidate a rapporti privatistici. Volete curarvi? Pagate 180 euro, non vi sta bene. Per cui la partecipazione popolare è ridotta a un mero simulacro,
allargando enormemente la distanza tra cittadini e istituzioni, innescando una spoliticizzazione di massa e una disaffezione per lo stesso voto, con una deriva autoritaria che rischia ormai di assumere una dimensione strutturale, perché naturalmente questa cosa è un problema. Il fatto che la gente non vada a votare e non partecipi è un problema, ma forse ci dice più di ciò che ci sta intorno che neanche dei singoli che non vanno a votare. Ora, dovendo affrontare il ruolo dei cristiani in politica, in questo quadro, è facile avere la sensazione che in realtà tutto sia già stato detto e che dall'altra parte tutto quello che è stato detto risulti sfocato. A tale sensazione c'è chi attribuisce radici oggettive nel cambiamento della società odierna rispetto a quella del passato, in particolare rispetto al XX secolo come il secolo della politica, o nella frammentazione delle identità socio-economiche in quelle emotive, con lo svanire del concetto stesso di interesse generale, oppure nella constatazione che a guidare il mondo oggi non sia la politica, ma il capitalismo, Emanuele Severino sostiene questa tesi, o nella convinzione che a decidere tutto ormai sia la potenza della tecnologia, che è la tesi di Galimberti, per stare ai nostri, no? Ora, sebbene questi elementi, queste riflessioni contengano elementi di verità, a me pare tuttavia che sia ancora importante e necessario distinguere un ordine dei fini, la politica, da un ordine dei mezzi, l'economia, la tecnica, e restituire alla prima il primato, specie nel momento in cui l'umanità viene messa in discussione la propria stessa sopravvivenza da disuguaglianze sociali che disegnano scenari da apartheid planetario. Se voi guardate un recente, insomma, un film di qualche anno fa con Jodie Foster, che è un film di per sé brutto, che si chiama Elysium, ma disegna esattamente uno scenario di questo tipo. Da guerra sempre sul punto di trasformarsi in un conflitto nucleare. Ci siamo lì. Cosa succede adesso se l'Iran, come è plausibile, perché insomma gli hanno bombardato un'ambasciata, risponde? Cosa si innesca? Chi controlla questa cosa? Al di là della volontà, in un certo senso, dei leader, o da processi di degrado ambientale in grado di rendere il pianeta inabitabile per l'uomo, per me. Ciò implica un'estensione nello spazio e nel tempo della responsabilità etica e quindi politica. Nel momento in cui la capacità di intervento dell'essere umano sulla realtà non solo supera i confini geografici, ma ipoteca la vita delle generazioni future, esigendo lo sviluppo di una coscienza planetaria. Giustizia, pace e salvaguardia degli equilibri economici vengono a rappresentare anche le principali sfide odierne alla fede. Perché è sul crinale mondiale tra i nord opulenti e i sud miserabili che passa la verifica storica della nostra adesione al comandamento dell'amore. Poiché riporre la fiducia suprema nell'arma atomica posta a nostra protezione come il vitello d'oro in testa alla carovana degli ebrei nel deserto è la vera idolatria del nostro tempo. E poiché la manipolazione dell'ecosistema costituisce la forma attuale del peccato originale, quella negazione di Dio che consiste nel non riconoscersi creature, parte del creato e volersi fare come Dio. Perciò la creazione di un ordine economico internazionale equo, puntato alla cooperazione invece che allo sfruttamento, il rispetto dei diritti dei popoli ad autodeterminarsi, l'eliminazione delle armi di distruzione di massa, specie quelle nucleari, il disarmo della terra e del cielo, la difesa degli ecosistemi, la lotta al cambiamento climatico, l'attenzione ai diritti umani ovunque vengano violati, la costruzione di democrazie inclusive e partecipative diventano obiettivi costitutivi dell'impegno politico dei cristiani. Più in generale, mi pare che il compito dei cristiani sia quello di costruire una società in cui ci sia posto per tutte e per tutti, natura compresa. E per farlo sia necessario assumere il punto di vista delle vittime, ascoltando, per dirla con Leonardo Boff, il grido dei poveri e della terra. Tradizionalmente, il Magistero cattolico ha indicato come fondamentale criterio guida per l'azione dei cristiani in campo politico,
carità efficace, no? La promozione del bene comune. Tuttavia, il concetto di bene comune appare troppo astratto e generico, sulla carta condiviso da tutti come ovvio, ma poi di fatto esposto alle più varie interpretazioni. Ora, il discepolo di Gesù è chiamato anche in politica a contribuire alla realizzazione del progetto divino di convivenza gioiosa nella fraternità, sororità e nel servizio che la scrittura indica col termine shalom, pace. O per dirla con altre parole, l'edificazione del regno di Dio, quell'umanità giusta, solidale, pacificata e fedele al comandamento di Cristo, ama il prossimo tuo come te stesso. In base all'amore saremo giudicati. Matteo 25. Questo amore si è fatto concreto nella predilezione che Gesù ha avuto per i piccoli, per gli esclusi. Essi sono i primi destinatari del suo messaggio, che sono annuncio di liberazione e perciò appare loro buona notizia. Anche nell'impegno politico, il cristiano è chiamato dunque a rendere storicamente concreto questo comandamento e può farlo compiendo una opzione per i poveri, poiché solo una società costruita a misura degli ultimi e a partire dai loro bisogni può essere senza esclusioni e discriminazioni. Nel nostro tempo la povertà non è più come nelle società premoderne, risultato dell'insufficiente capacità sociale di produrre beni, ma del mancato accesso di uomini e donne sulla carta considerati portatori di diritti universali. Mancato accesso a beni disponibili che ci sono a causa di un'iniqua distribuzione della ricchezza. Quindi la povertà oggi è un'ingiustizia e i poveri sono gruppi umani sfruttati, discriminati e oppressi per ragioni socio-economiche e socio-culturali. L'opzione per i poveri rappresenta dunque la forma aggiornata e adeguata alla questione sociale, quale essa si configura oggi, dell'antico e sempre nuovo amore per i poveri, che assume il carattere di opzione, cioè di impegno consapevole delle dimensioni strutturali della povertà e delle trasformazioni sociali richieste dal suo superamento. L'invito a ripartire dagli ultimi fatto dai vescovi italiani nel lontanissimo 1981 resta sempre attuale. Esso indica il punto di vista da cui è necessario permettersi per giudicare che cosa sia il bene e offre allo stesso tempo l'unità di misura per dar vita a una società in cui tutti e tutte possano esprimersi e realizzarsi pienamente. Una società che possa dire davvero di porre al centro la persona umana, creata a immagine e somiglianza di Dio. E chi siano questi ultimi dipende dalle situazioni concrete. Certamente le classi popolari in un mondo che ha al centro il denaro, ma anche le donne oppresse dal patriarcato, chi appartiene a minoranze sessuali in una cultura eteronormativa, chi ha la pelle nera in una società bianca, eccetera. Ciò richiede una chiesa povera, perché solo il vivere e condividere questa condizione permette di sviluppare una sensibilità istintiva dal punto di vista dei poveri e la libertà necessaria per essere coscienza critica di qualunque potere e non temere la sovversione. E perché dire che non esista contraddizione tra opzione per i poveri e amore universale, anzi l'una sia la strada per rendere effettivo l'altro. Valga l'esempio del pulmino, le cui porte, se progettate facendo riferimento a un ventenne, rendono difficoltoso se non impossibile l'accesso alla donna incinta e al portatore di handicap, mentre se costruito partendo dalle esigenze di questi soggetti, non privano il giovane della possibilità di servirsi del mezzo di trasporto, ma solo del privilegio di farlo. L'ambito politico. La fedeltà agli ultimi, perciò, a definire le ragioni dell'impegno del credente in politica e il senso evangelico della sua presenza. Ciò naturalmente si traduce in scelte concrete ogni giorno, non però, per quanto possibile, sulla base di una precostituita visione ideologica del mondo, ma a partire dal tentativo di definire priorità, valutare progetti e decidere tra alternative, in base a come esse cambiano la vita dei poveri e li rendono capaci di prendere in mano il proprio destino. Questo criterio mantiene la piena rilevanza della fede sulle scelte politiche. Non tutte sono compatibili, allora, ma in forma non integralista, nel rispetto effettivo della laicità, dell'opinabilità e del pluralismo delle opzioni concrete.
che sono legati all'analisi e alla valutazione delle situazioni storiche e degli strumenti contingenti, consentendo l'incontro con persone di diverse ispirazioni ideali in un cammino di liberazione integrale della persona umana. Se un impegno politico fondato sulla scelta preferenziale dei poveri consente di accettare facilmente, anche, anzi, per certi aspetti più facilmente, la laicità dello Stato. La laicità dello Stato, intesa secondo la storica sentenza della Corte dell'89, che la indica come uno dei pilastri della forma di Stato delineata dalla Carta Costituzionale e la definisce come garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione in regime di pluralismo confessionale e culturale, respinge tanto l'idea che la fede sia un fatto esclusivamente privato, rispetto al quale lo Stato è indifferente, salvo configurarsi come uno spazio vuoto di religiosità, si pensi al divieto imposto in Francia ai simboli di esibire simboli religiosi in pubblico, sia l'attribuzione a una specifica espressione religiosa di condizioni privilegiate rispetto alle altre, nelle versioni che vanno dallo Stato confessionale alle diverse situazioni in cui una fede si vede garantiti diritti da cui le altre sono escluse. Naturalmente qui si apre il tema del rapporto tra etica e diritto, tra legge morale e norme civili. Cardinal Martini, 1999, Sinodo per l'Europa, uno dei temi che avrebbero dovuto essere parte di un concilio. Infatti è sempre più evidente in teoria, meno chiaro nella pratica, specie in una situazione di pluralismo filosofico, religioso e culturale, come compito dello Stato non sia proclamare o difendere che cosa sia giusto o ingiusto sul piano morale, ma stabilire regole che consentono ai cittadini di convivere pacificamente e di essere messi nelle condizioni di realizzare se stessi. Così, per esempio, la legge che consente l'interruzione volontaria di gravidanza non afferma che abortire è un bene, ma cerca di disciplinare un fenomeno sociale preesistente. E ancora resta maggioritaria la convinzione che l'adulterio sia moralmente riprovevole, ma per pochi riterrebbero utile e opportuno sanzionarlo penalmente. O pensiamo all'eutanasia. A chi, se non a se stesso, potrebbe un ateo non riconoscere il diritto a disporre della sua vita? In sostanza, si tratta di prendere sul serio il pluralismo anche etico delle nostre società. Ciò non significa riconoscere, alla legge quindi va assegnata la funzione di evitare azioni che provocano danni consistenti all'individuo e alla società. Ciò non significa misconoscere il ruolo dell'etica nella definizione dei dispositivi legislativi di una società. Qui sto citando Giannino Piana, amico di molti. Ma l'etica a cui ci si deve riferire in un contesto pluralista e democratico non può che essere un'etica laica, espressione di un minimo comune denominatore valoriale, raggiunto attraverso il confronto tra diverse visioni di ordine morale presenti nella società. È evidente che questa nozione di laicità entra in tensione quando non si scontra con i residui di confessionalismo che trovano ancora spazio nella giurisdizione italiana, anche in ragione del regime concordatario vigente nei confronti della Chiesa Cattolica, e con operazioni neoconfessionali più o meno politicamente strumentali, che cercano, a volte trovano traduzione anche normativa, creando però, soprattutto nel momento in cui il pluralismo religioso della società italiana diventa anche quantitativamente consistente, cortocircuiti insolubili. Se ad esempio si sostiene che lo Stato debba finanziare le scuole cattoliche, non si capisce perché non dovrebbe fare altrettanto con scuole islamiche o fondate su altre tendenze religiose e culturali, con una conseguente balcanizzazione del sistema scolastico, proprio nel momento in cui la prospettiva di una società sempre più plurietnica, multiculturale, plurireligiosa rende sempre più urgente un'educazione caratterizzata dall'incontro e dal dialogo col diverso, pena il trionfo di derive razziste. Ed è interessante osservare che per legittimare un trattamento privilegiato a proprio favore, la Chiesa Cattolica si richiami al valore estrinseco, cioè naturale o culturale dei propri simboli, delle proprie attività, dei propri insegnamenti. Così, per esempio, anni fa l'allora segretario della CEI, Monsignor Bettori, si era dichiarato favorevole all'insegnamento della religione islamica nella scuola pubblica, a patto che fosse non confessionale, essendo questo giustificato solo per il cattolicesimo in quanto fattore culturale di identità nazionale.
argomento debole perché manda un criterio quantitativo non applicabile in materia di esercizio dei diritti fondamentali, come più volte ha affermato la Corte Costituzionale, secondo cui la mera consistenza numerica non può essere idoneo principio per differenziare il trattamento tra confessioni religiose. Si ritrova qui in fondo il problema del rapporto tra fede e cultura, che ha visto negli ultimi decenni scontrarsi due concezioni. Quella di neocristianità, secondo cui la società è tanto più cristiana quanto maggiore è lo spazio occupato da istituzioni cristiane, cliniche, scuole, partiti, cooperative, e quella secondo cui ai cristiani, e qui si torna al tema della scelta di. Tocca inserirsi con la propria storia di vita e di fede in quelle di tutti per animarle da lì dentro. A me pare che la prima via riesumi il dualismo preconciliare tra Chiesa e mondo, come due ambiti separati in qualche modo contrapposti, mentre il tasso di cristianesimo di una società si misuri da quanto dialogo, quanta mitezza, quanto solidarietà ci sono in essa. Tornando in conclusione al vincolo tra sinodalità e corresponsabilità, mi piace ricordare i santi padri della Chiesa latinoamericana, come il teologo José Comblain aveva definito una generazione irripetibile di profeti dell'avvento del regno di Dio attraverso la liberazione degli oppressi e dei poveri, cioè vescovi come Sergio Mendes Arceo, Elder Camara, Leonidas Proaño, Pedro Casaldáliga, legati alla teologia della liberazione, cui Vittorio ha sempre guardato con speciale attenzione. Questi erano animati dalla convinzione che la trasformazione della società in un senso più libero, giusto, democratico, dovesse andare di passo con il rinnovamento della Chiesa, affinché desse spazio al pluralismo, alla partecipazione consapevole e alla comunione. Anzi, l'una fosse condizione dell'altra, e viceversa. L'opzione per i poveri esige una Chiesa più fraterna, comunitaria, sinodale, ministeriale, inclusiva. E al contempo, solo in una Chiesa che operi per la liberazione degli oppressi, ciascuno e ciascuna può essere soggetto parimenti libero e responsabile. La diversità dei carismi può manifestarsi pienamente e le scelte sono compiute in modo davvero condiviso. In questo tempo sinodale si tratta dunque di tornare a interrogarsi anche su un progetto di società che sappia mettere davvero al centro la persona, i suoi bisogni, la sua dignità, la sua speranza di pienezza, un progetto di libertà, di giustizia, di solidarietà, capace di coinvolgere quei credenti che, partendo dalla loro fede in Dio, si sono impegnati e inseriti nella lotta per la liberazione degli oppressi. Grazie. Presentiamo il nostro nuovo ospite, Gianni Genre, pastore valdese e anche scrittore, eccetera. No, Se non sbaglio, sei legato a Pinerolo, sì, dove c'è adesso tante sì. amiche, tante belle comunità. E tra le varie pubblicazioni c'è anche quella in collaborazione con Riccardo Battocchio e Basilio Petrà, che sono appunto sono presbiteri, ma con una prospettiva interconfessionale proprio su sentieri di sinodalità. Se gentilmente creiamo un'atmosfera di silenzio, possiamo iniziare. Grazie. Intanto grazie a voi per l'invito e per la pazienza. La mia impressione è che gli interventi di oggi siano molto diversi l'uno dagli altri, ma va bene così, credo. È proprio questo che dà il senso della sinodalità. E volevo anzitutto dire che io ricordo molto bene Vittorio Bellavite, che ha coniugato, diciamo, è già stato detto, l'impegno politico con la milanesanza evangelica. A me ricorda soprattutto gli anni, molti anni fa, io ero molto giovane, ero un ragazzino, insomma, gli anni dei cristiani per il socialismo, anche gli incontri ad Agape, che alcuni di voi, questo centro, che alcuni di voi probabilmente conoscono, poi noi siamo chiesa e così via. Erano gli anni, quelli all'inizio degli anni 70, in cui uno degli slogan
era quello, era discutibile, assolutamente. Infatti se ne è discusso molto, mi confesso cristiano e mi dichiaro marxista, ecco, erano gli anni dove l'impegno politico effettivamente aveva una rilevanza e anche un carattere di provocazione all'interno delle chiese, anche delle nostre, che sono delle realtà piccole, estremamente importanti. Quindi grazie, credo che il ricordo di chi ci ha lasciato sia, porti sempre con sé intanto il senso di una riconoscenza. Noi diciamo sempre che per esempio il funerale, prendere il congedo da una persona amata e conosciuta è un momento, è un culto di rendimento di grazie, dove si dice grazie al Signore per ciò che quella persona ci ha dato. E credo che per Vittorio Emanuele la riconoscenza possa essere molto evidente, non a lui, ma al Signore che ce l'ha data, ecco, che oggi lo tiene fra le sue braccia. Allora, credo di essere stato invitato perché appunto ho partecipato alla stesura di questo libretto 2 anni fa, un libretto che ovviamente non è diventato un best-seller, perché se chiedete alla gente se riflette sulla questione della sinodalità, mi dirà che vi sono altre questioni. Ma comunque ha rappresentato la possibilità di un incontro, perché forse questa è la prima cosa che io vorrei dire. Voi sapete che sinodos significa camminare, è una bellissima etimologia, essere su un sentiero insieme, camminare insieme. E poi c'è anche chi dice che effettivamente dal punto di vista dell'etimologia potrebbe anche essere synodos, cioè passare la soglia e dimorare insieme, che sia l'uno o l'altro, comunque sia, è molto bello questo. Vi dicevo, intanto ha consentito questo piccolo libretto delle vostre iniziative, che io conosco in parte, almeno, consentono di incontrarsi. Perché guardate che viviamo in un tempo molto complicato, angosciante, diciamoci la verità. Conosco alcune delle persone che sono qui oggi pomeriggio, con cui ho scambiato poche frasi, condividiamo tutti un senso di angoscia ormai per ciò che sta avvenendo nel nostro mondo, insomma. Anche come persone impegnate all'interno delle proprie comunità ecclesiali e con un riferimento di fede, non sappiamo che cosa dire, stiamo balbettando. Le chiese stanno. Io sono ogni giorno più stupito dal fatto che anche il Papa, Papa Francesco, la parola del Papa sostanzialmente non viene presa in considerazione. Cioè, io ero abituato come protestante 20, 30, 40, 50 anni fa, quando ero ragazzo. Quando parlava il Papa, comunque sia, si diceva, ma in Italia certo la parola del Papa ha una grandissima pregnanza. Oggi chiunque si esprima, anche le chiese, io ho visto tutta una serie, per esempio sulla questione del conflitto israelo-palestinese, un numero infinito di responsabili di chiese. Anche la scorsa settimana, 140 responsabili di chiese hanno preso una posizione molto netta nel chiedere, per esempio, la cessazione immediata del. Nessuno ci prende in considerazione, ecco. Neanche in Italia, diciamo, neanche da parte dei politici italiani. E quindi questo crea un senso di disorientamento, di ripiegamento, di rassegnazione molto grave che io ho avverto nelle chiese, anche nel dialogo ecumenico. Io vengo da Pinerolo, come vi è stato detto. Verio Rivero, il vescovo di Pinerolo, attuale, un amico con cui abbiamo anche presentato questo libro in un paio di occasioni. Verio Rivero mi dice, lui è il presidente della Commissione per il Dialogo e l'Ecumenismo della CEI, cioè della Conferenza Episcopale Italiana. Mi dice quanto effettivamente, l'ho incontrato 2 settimane fa, quanto effettivamente sia complicato soltanto riuscire a parlarsi oggi come oggi. Lui è spesso a Roma anche per il dialogo con il mondo ebraico. Voi sapete quale ipersensibilità vi sia, insomma, l'alleanza, l'amicizia ebraico-cristiana di Torino, che io conosco un pochino, eccetera, eccetera, è in grave difficoltà perché c'è immediatamente rischi se semplicemente esprimi un piccolo parere
Rischi di essere subito considerato un antisemita o cose del genere. Ma pensate anche all'interno del cristianesimo quanto siamo in difficoltà oggi con quello che sta accadendo nel conflitto tra l'Ucraina e la Russia, eccetera. È evidente, siamo a pezzi effettivamente, soprattutto il mondo ortodosso, ecco, ma certamente questo rende più complicato qualunque iniziativa si voglia portare avanti. Insomma. Sappiamo benissimo che cosa pensa Kirill, il patriarca di Mosca. Sapete che queste sono tutte chiese autocefale, cosiddette, sono chiese nazionali e spesso molto nazionaliste, diciamo così. Quindi questa è la situazione in cui siamo. Allora, che cosa possiamo fare? No, non lo so. Ho ascoltato intanto con molta attenzione e molto piacere l'intervento della teologa qui accanto a me, perché di Silvia Zancanaro, perché quell'episodio in particolare delle levatrici è un episodio su cui ho avuto modo di riflettere con Paolo De Benedetti, che tutti voi avete conosciuto e ricordate. Ecco, con Paolo De Benedetti facevamo, credo, per 3 anni alla Statale di Milano dei dibattiti, delle conversazioni che erano seguitissime. Alla Statale, appunto, si intitolava anche Dio ai suoi guai. E un anno il tema era proprio quello dell'esodo, della liberazione e soprattutto di queste storie, diciamo così, che appaiono minori, perché tu la leggi, poi vai subito a Mosè, al Forno Ardente, alle cose. E no, caspita, qui ci sono delle piccole perle effettivamente sulle quali soffermarsi. Quindi grazie per tutto questo. Dunque, noi dovremmo essere i cristiani, quelli che camminano insieme. E certamente un tratto di cammino lo abbiamo fatto. Sappiamo che insieme non siamo soltanto insieme fra di noi, le iniziative per fortuna continuano ad essere numerose, siamo insieme, io spero, almeno ogni tanto, anche al Signore risorto, perché l'immagine più bella della sinodalità rimane quella di Luca 24 e di Emmaus, insomma, i discepoli verso la sera di Pasqua, che ancora non hanno capito niente, hanno già incontrato Gesù, è già stato loro annunziato, eccetera, eccetera, e non hanno compreso nulla e non riconoscono neanche Gesù, che rispiega loro tutto quanto e lo riconoscono solo nel momento in cui egli spezza il pane e gli scompare, perché appunto nessuno può mettere le mani, è un'immagine molto bella che ci dice che nessuno, nessuna chiesa può mettere le mani, può pensare di manipolare o di essere la depositaria della verità di Cristo. Ecco. Ma vi dicevo, qualcosa stiamo facendo, ma ho avuto modo di discutere a gennaio, sono stato invitato e vorrei riprendere perché non abbiamo molto tempo. Sono stato invitato a San Benedetto del Tronto dal vescovo e dal mondo ecumenico di San Benedetto del Tronto nelle Marche, e si parlava di relazioni. Quando noi parliamo di sinodalità, di corresponsabilità, anche di corresponsabilità, parliamo soprattutto di relazioni. E quando parliamo di relazione, io dicevo a San Benedetto del Tronto, parliamo soprattutto di alterità, che sono concetti che ovviamente ci fanno tremare i polsi, ecco, parlare di relazione e di alterità. Sono i grandi temi della filosofia del Novecento, dell'esistenzialismo, da Heidegger a Sartre, a Levinas, eccetera. Capite che intrecciare la questione della sinodalità delle chiese, il mondo cattolico romano sta vivendo questo lungo tempo sinodale fino al 2025, che si concluderà, per quello che le Paoline ci hanno chiesto questo piccolo libretto per parlare di sinodalità, perché ne parliamo ovviamente in termini molto diversi, intendiamo delle cose molto diverse per sinodalità, ma questo va anche bene, va benissimo. Ecco. Ma vi dicevo, parlare di relazione e di alterità è particolarmente impegnativo oggi, insomma, siamo in un tempo in cui la nostra società, questa è la mia impressione, rifiuta l'alterità, si ha paura del rapporto con gli altri. Voi pensate all'avvento e al successo, ma io non dico mica di essere contrario, per carità, non li frequento, o comunque
molto poco. Pensate a che cosa hanno significato i social in questo senso, cioè ognuno può dire tutto quello che vuole senza incontrare davvero l'altro, l'altro. Posso sparare, posso permettermi qualunque tipo di giudizio, di commento, di considerazione su voi che siete qui o voi su di me, eccetera, senza che vi sia la possibilità dell'incontro, del confronto, del riconoscimento reciproco. Quindi questa è una società che ha paura. Io credo che il cristianesimo, che vive di relazioni, di alterità, di sinodalità, le chiese cristiane dovrebbero essere possibilmente proprio delle palestre in cui si impara che cos'è l'alterità. Io credo che senza alterità non ci possa essere relazione, senza consapevolezza e riconoscimento dell'alterità non vi possa essere relazione. E per questa ragione anche è bello che voi continuiate ad incontrare, che noi continuiamo ad incontrarci, diciamo, tanto ad ascoltarci, a vederci anche. Vedete, anche con la questione della pandemia ci siamo visti ogni tanto, ma a distanza non è la stessa cosa. La fisicità è assolutamente importante, insomma. Noi viviamo in un tempo, in una società in cui si pensa di potersi relazionare con altri senza vedersi, senza vedersi. Non ho neanche bisogno di vederti, posso pensare di relazionarmi con te e di dire tutto quello che mi passa per la testa e di essere legittimato nel fare questo senza incontrarti e senza un confronto. Questo secondo me è davvero terribile, non c'è nessuna reale alterità. Allora, voi conoscete, credo tutti, insomma, la famosa frase di Jean-Paul Sartre, l'enfer c'est les autres, l'inferno sono gli altri. È una frase che abbiamo appiccicato a Sartre e forse l'abbiamo usata molto spesso a sproposito. Ecco, io vorrei provare a collocarla un po', a ricollocarla un po', perché senza vedere davvero non c'è consapevolezza. Secondo Sartre, secondo molto della filosofia, anche della teologia del XX secolo. La vista è la chiave d'accesso che apre all'incontro con l'altro. Ed è in questo senso che vedere l'altro, incontrarlo nella sua alterità, mi permette di prendere coscienza della sua identità. Io non conoscevo mai l'altro se davvero l'altra, se davvero non l'incontro, questo anche la Bibbia ce lo dice. Ma soprattutto non saprò mai chi sono io. Cioè io posso sperare di capire qualcosa della mia identità nella misura in cui è l'altro che me lo svela o l'altra che mi aiuta a comprenderlo. Lo sguardo è assolutamente fondamentale, insomma, quando un io incontra un altro io, quando l'oggetto diventa effettivamente il soggetto, ecco che lì allora vi è un'alterità reale, insomma. Certo, tutto questo, vi ho detto, ci spaventa nella nostra società e nel nostro tempo più che in passato. In passato c'era molto di più, anche il piacere o comunque la passione del poter incontrare chi è diverso necessariamente da me o diversa necessariamente da me. Lo sguardo dell'altro, oggi noi abbiamo paura, questo Sartre lo racconta molto bene. Lo sguardo dell'altro mi valuta, mi giudica, mi conferisce valore oppure me ne toglie. Ecco che allora io preferisco rimanere a distanza, nella mia piccola cittadella dove lo sguardo dell'altro non mi può raggiungere. Ho paura di essere soggiogato da quello sguardo. Conoscete tutti Medusa, insomma, lo sguardo di Medusa che ti trasforma, che ti rischia di farti diventare pietra. Sapete che Perseo userà uno scudo per difendersi e poi per uccidere Medusa. Allora, ci sono questi tre personaggi in questo testo di Sartre che si intitola A huis clos, porte chiuse, un uomo e due donne.
abbastanza terribile quel testo teatrale, insomma. Un uomo e due donne in una casa senza finestre, senza specchi e senza sonno, perché non riescono più a prendere sonno. Ognuno, adesso lo faccio breve, ognuno diventa ed è accusatore e vittima. E nessuno può evitare le domande e lo sguardo delle altre due persone che sono lì. Ecco perché Sartre dirà: l'inferno sono gli altri e le altre, perché c'è il rischio, questi tre personaggi avvertono questo grandissimo pericolo, che uno diventi carnefice dell'altro. Lui dice, piccolissima citazione, io sono posseduto dall'altro. Lo sguardo da altri forma il mio corpo nella sua nudità. Lo fa nascere, lo scolpisce, lo produce, come è lo vedo, come io non lo vedrò mai. E Sartre qui, e Sartre che scrive adesso, quando cerchiamo di conoscerci, in fondo noi utilizziamo quelle conoscenze che gli altri hanno già di noi. Sono conoscenze stereotipate. Noi ci giudichiamo con i mezzi che gli altri hanno e ci hanno dato per giudicarci. Qualsiasi cosa io dica su di me, c'è sempre dentro il giudizio degli altri. Ciò significa che se i miei rapporti sono cattivi, allora davvero io sono all'inferno. Una delle protagoniste di questo testo teatrale, credo che sia stato scritto, credo, durante la guerra, nel 1942-43, Estella cerca disperatamente uno specchio, ma non c'è uno specchio in questa casa per paranoici, ecco perché si diventano tutti. Vuole vedersi come gli altri la vedono, perché tu altrimenti non sai come sei tu stesso, se non puoi vederti. Immagini soltanto qualcosa da come gli altri, dallo sguardo che gli altri hanno su di te, se c'è imbarazzo, se c'è stima, se c'è attrazione, se c'è interesse, qualcosa del genere. Ma appunto questo è il dramma, lo specchio non c'è. Quindi poco per volta non può capire neanche chi sia lei. L'inferno sono gli altri. Non vuole soltanto dire, se ci pensiamo bene, ecco questa frase di Sartre, non vuole soltanto dire escludere l'altro dal proprio mondo. Questo è qualcosa che stiamo cercando, che molti cercano di fare, purtroppo, nel nostro tempo. E allora l'inferno non ci sarebbe più, ci sei soltanto più tu. Ecco, io evito completamente lo sguardo degli altri su di me, dico quello che voglio, vivo per conto mio, nella mia fortezza, nel mio piccolo bunker e non mi preoccupo di niente e di nessuno. Ma l'inferno sono gli altri perché alla fine i personaggi di questo testo arrivano a constatare l'impossibilità di un'esistenza che escluda l'altro, si rendono conto. Tutti e tre, l'altro è assolutamente fondamentale, insomma, cioè dall'alterità non si può uscire. Ci si rende conto che l'altro detiene il segreto anche del mio essere e non soltanto del suo. E questo senza l'altro non sarebbe possibile, insomma, non sarei davvero in grado di capire chi sono. Dunque, la conoscenza che abbiamo di noi stessi passa sempre necessariamente attraverso la mediazione degli altri, in quanto gli altri sono in fondo ciò che viene più importante in noi stessi, per la nostra propria conoscenza, per la conoscenza che vogliamo avere di noi stessi. E cioè le persone, capite, che hanno paura dell'incontro dello sguardo dell'altro, sono persone che non conoscono se stesse. Avere paura dell'altro mi impedisce definitivamente di sapere chi sono. Ecco. E tutto sommato di aver capito, ed è tutto evidente, le nostre esistenze, che cosa rimarrà delle nostre esistenze, amiche ed amici? Io credo che delle nostre esistenze rimarranno quei frammenti, quegli scampoli di relazioni, di momenti di comunione, di momenti di lotta, di momenti di impegno, che abbiamo vissuto, tutto il resto non rimarrà questo.
Che cosa avete ricordato di Vittorio nella vita? Questi momenti. I momenti della relazione, i momenti dell'impegno con gli altri, insieme agli altri, del confronto, della critica, dello scontro, se necessario, scontro positivo, costruttivo. Ecco, noi siamo qui perché abbiamo bisogno degli altri, effettivamente. Allora, io credo e concludo che le chiese siano scuole, possono ancora essere, anche oggi, le nostre comunità, delle scuole di alterità e di relazione. Abbiamo fatto un lungo cammino, siamo arrivati a comprendere che ci può essere una pluralità riconciliata tra le chiese, che oggi viene messa in discussione da molti, non soltanto dalle chiese dell'est, dalle chiese ortodosse. Voi sapete che sono, si scomunicano definitivamente la chiesa ucraina, la chiesa russa, ma anche quella della Georgia, da alcuni anni, si sono completamente definitivamente per il momento. Ci vorranno generazioni prima che si possa guardare al domani. E il modo migliore per poter fare un tratto di cammino è sicuramente quello del sinodo. Del sino. Noi lo intendiamo ovviamente in modo diverso, come sapete, adesso non vi racconto questo. Noi abbiamo un sinodo delle chiese e non dei vescovi o dei presbiteri, ma delle chiese, cioè ogni chiesa locale, la chiesa valdese di Milano, o quella di Pinerolo, o quella che volete, elegge dei deputati, lo faccio brevissimo. Anche il termine importante, non sono dei delegati. Sono dei deputati, cioè noi diamo fiducia a quella persona che andrà per una settimana a discuterla, a vedere di dare, se possibile, una linea, diciamo così, al lavoro della Chiesa per un anno. Andiamo a Torre Pellice, perché il sinodo si svolge a Torre Pellice, ma diamo fiducia a quella persona. E cioè quella persona non è vincolata dal sentire della maggioranza della Chiesa, non è che dici: ah, io ti do, tu vai a rappresentarmi, ma dovrai dire quello che noi pensiamo. Diamo fiducia a quella persona che nel dibattito, e forse anche con l'intervento dello Spirito Santo, soltanto un pochino ci crediamo ancora, nel dibattito potrebbe anche cambiare idea, potrebbe maturare una posizione diversa. Questa, secondo me, è la sfida. Il cristianesimo per 1000 anni circa è stato conciliare. Concilio o sinodo sono quasi equivalenti come termini, sono quasi sinonimi. È stato conciliare, poi ci sono stati dei problemi, delle grandi spaccature, eccetera. Adesso da 60 anni dal Concilio Vaticano II in avanti, prima il Consiglio Comunico delle Chiese aveva già cominciato a lavorare per rendere il terreno fecondo, eccetera, stiamo lavorando, stiamo camminando insieme. Proviamo a non tornare indietro. Ogni tanto sento di ah, ma non so, la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani. Ah, ma tanto sono sempre le stesse cose, io mi arrabbio da morire. Dico anzitutto no, le persone un po', spero, cambiano. Poi dobbiamo vedere, certo, quale contenuto voglio dare anche a questi incontri, a questo lavoro, a questa collaborazione, eccetera. So, sono una piccolissima cosa a Pinerolo, da più di 30 anni, il centro d'ascolto è un centro d'ascolto ecumenico, si chiama, che segue più di 500 nuclei familiari che abitano sul comune di Pinerolo, è piccolo, di 37.000 persone, dove si lavora, dove si mettono dei soldini, le diverse chiese, dove si cerca di portare avanti un discorso di solidarietà, di alterità nell'ascolto e poi nella solidarietà delle persone che sono più in difficoltà. Insomma, è una grande scommessa che abbiamo davanti a noi. Voi sapete che Dietrich Bonhoeffer disse che bisognava pensare assolutamente ad un concilio, cioè ad un sinodo per la pace. Caspita. Caspita quanto aveva ragione, ecco. Lo vediamo oggi. E No, buona. sono quasi 80 anni che Bonhoeffer è morto e non siamo riusciti ancora a realizzare nulla
visibile. Quindi le scommesse davanti a noi sono importanti, non dobbiamo perderci d'animo e non dobbiamo dimenticare che in questo cammino comune non siamo soli. Perfetto. Grazie. Volevo dire a Mauro se vuoi tornare tra noi nel momento in cui apriamo il dibattito. Penso che ci siano anche delle interlocuzioni tra relatrice e relatori. Insomma, ci siamo ascoltati Ma io lascio reciprocamente. posto per No, te. no, no, si può tirare sulla No, sedia. no, no. Ah, sì, ma Sì, sì. non ha. Ci stiamo, noi ci stiamo. Ma da cosa? Io poi devo andare. 5 perché ho un treno da prendere. Sì. Allora, intanto se c'è qualcuno che vuole intervenire dal pubblico, poi darei la parola anche a Silvia, Mauro. E io tra 10 minuti massimo devo andare, ma va Ok, bene, ecco. magari allora se volete chiedere subito qualcosa al nostro amico Pastore, e altrimenti con grande libertà. Come diceva il nostro Pastore, gli interventi sono stati molto plurali, con approcci veramente diversi l'uno dall'altro, e questo può rappresentare una ricchezza, e è importante per noi poi, quando torniamo a casa, di lavorare, intrecciare, trovare collegamenti, perché abbiamo già cominciato a farlo anche oggi, liberamente, non rispettando anche critiche, puntualizzazioni, forza, qualcuno, qualcuna che rompa il ghiaccio. Silenzio. Grazie. Vieni anche se c'è qualcuno da casa, per favore, per un Ah, attimo. ferma. Scrivere su YouTube, però non si riesce a. Non so se tecnicamente è possibile. Prego, signora. In questo momento mi sembrava che stesse parlando di certi ragazzi di oggi adolescenti, che si chiudono in casa e hanno rapporti soltanto con i media, perché evidentemente hanno paura di raffrontarsi con il mondo reale. Questi problemi dalle vostre parti, e dato che fate delle cose così belle, se avete trovato qualche soluzione. Ah, è difficile. Purtroppo non si tratta solo di problemi dei ragazzi, ecco, Forse sono più gli sarebbe adulti. molto induttivo dire sono i ragazzi o sono i giovanissimi che vivono. No, 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 ci sono fior fiori di persone adulte, eccetera. Un po' la pandemia ha dato una spinta in questo senso. Ma quello che facciamo è provare a moltiplicare le occasioni di incontro, di confronto, di approfondimento. Questo è quello che si cerca di fare. Ma non abbiamo ricette preconfezionate. Ci sono tanti ragazzi e tante ragazze che invece, No, no, ma ci mancherebbe. no, dico la signora, cioè basta andare nelle scuole, ultimamente, soprattutto queste generazioni provate dalle incertezze che noi gli mettiamo sulle spalle e dai fatti di cronaca, di quanto succede, sono molto attenti, molto ricettivi e hanno voglia di non solo di ascoltarci, ma di essere ascoltati. Nel momento in cui noi li condanniamo, non lei, non, cioè, pensiamo che non abbiano desiderio di alterità, è chiaro che li costringiamo sempre di più a rinchiudersi. Ma basta veramente frequentarli per capire che sete c'è di relazione, e quando loro la pratichino magari in modalità diverse dalla nostra, anche attraverso gli strumenti che abbiamo nominato oggi e che possono essere un modo per chiudersi all'esterno o un modo per comunicare. Noi oggi ci siamo visti con persone con le quali siamo stati in contatto solo dalla pandemia in poi. Oggi abbiamo avuto il piacere di abbracciarsi e di guardarci, come diceva anche il pastore, ma anche di scoprire come questa relazione si è consolidata.
attraverso una condivisione di pensieri, di prospettive, di lotte comuni, di analisi e soprattutto che hanno fatto superare le difficoltà economiche dello spostarsi sul territorio, perché andare con degli, muoversi costa, e invece collegarsi costa meno. Abbiamo potuto collegarci con le donne tedesche, con le donne francesi, il nostro percorso di donne nella sinodalità, e quindi io sono ottimista su queste possibilità che ci vengono regalate. Scusate se sono No, no, intervenuta. no. Prego. Secondo me perché la televisione definisce solo i fatti negativi Anche per e quello. sembra che non ci sia niente. Invece, nelle ore tarde io l'ho visto in televisione, credo che la signora ha parlato su tre o sulla sette, perché ho sentito cosa si è disposto. Però bisogna arrivare dopo quella notte. C'era Silvia che voleva intervenire, intanto che qualcun altro si prepara. No, no, non togliamo spazio, se c'è qualcuno volentieri. Vedo che cerchi tu basta. Ecco, prego. Io volevo dire una cosa, ho sentito che Castagnaro ha accennato alla conferenza di Umberto Galimberti, che era tenuto un mese fa circa. Lui ha puntato tutto il suo discorso sul fatto che la tecnica è quella che oggi ci condiziona comunque. Però alla fine ha parlato in maniera quasi francescana. Perché ha detto a un certo punto dobbiamo occuparci della terra, parlando di terra, evidentemente è un discorso molto ampio. Allora pensavo a questo cammino sinodale, dobbiamo camminare insieme, certo, però gli argomenti sono tanti, sono forse troppi, e diventa dispersivo, io credo, trovare un filone, non farsi distrarre da un altro, eccetera. A me ha colpito questo Galimberti che sappiamo oscilla tra cristianesimo e l'educazione di Enzo. Forse bisognerebbe trovare veramente un argomento, No. quello della terra, che appunto è stato già enunciato da Papa Francesco. Ecco, voglio fare una domanda, appunto. Non ci sono troppi argomenti sui quali dobbiamo camminare insieme. Raccolgo la sua sollecitazione, la ringrazio, anche perché a proposito di storie che raccontiamo, la storia di Sinodo legata alla parola Sinodo, che può essere legata a delle tipologie diverse, ma entrambe affascinanti, però è un'immagine molto bella, ma è anche un'immagine estremamente complessa, che a volte rischia di essere olografica. Perché camminare insieme, se si prende davvero questa immagine che è la pratica realtà, camminare insieme implica una serie di domande. Dove camminiamo, per esempio? Chi cammina insieme? In quanti siamo? Camminare in due in un sentiero di montagna, per esempio, è diverso che camminare in 50 in un sentiero di montagna. Che strada stiamo percorrendo? Perché anche la strada fa il tipo di cammino. Una strada larga permette di camminare, per esempio, molte persone una a fianco all'altra. Una strada stretta ci costringe a camminare con qualcuno.
davanti e qualcun altro dietro, ma anche nel caso in cui si cammini affiancati, anche nel caso in cui si cammini affiancati, chi sta all'estrema destra non riesce a parlare con chi sta all'estrema sinistra se siamo in tanti. E poi dove si va? C'è qualcuno che decide una meta? Oppure un camminare insieme in una piazza, per esempio. Ci si incontra insieme, si fa una passeggiata, si guarda insieme qualche vetrina, ci si scambiano delle opinioni e poi ognuno torna o va dove vuole andare. Quello che voglio dire e che credo sia risonante con quello che dice lei, è che il camminare insieme è una bellissima cosa, una bellissima immagine, ma forse è davvero complicato. E è un'immagine che se non esplorata e se non tenuta nella sua estrema complessità, è un'immagine che rischia di essere intrinsecamente pastorale. Cosa intendo? Che c'è un pastore davanti e pecore che guidano. Questo è uno dei problemi. L'altro, quello che dice lei, va bene, camminiamo insieme, ma dove andiamo? Dove andiamo? Chi decide? Quanto dura? Le donne, stavo riflettendo alle donne dei primi due capitoli di Esodo, che credo sia per me una bella immagine, che ha tanto da dire, erano accomunate da uno scopo, ovvero dovevano servire la vita. Avevano qualche cosa che sorpassava in un qualche modo le loro diversità, dovevano salvare bambini. Sì, forse dovremmo decidere alcune cose in partenza. La durata del cammino, dove vogliamo andare? Un obiettivo comune, via dicendo. Quindi forse sì, tanti argomenti moltiplicano. Secondo me c'è un equivoco. Quando noi facciamo riferimento a questo sinodo, sulla sinodalità, non è un sinodo su tanti argomenti, è un sinodo su una, che è esattamente la città. Cosa vuol dire? Vuol dire che da una parte noi arriviamo con un sovraccarico di questioni risolte, no? Quelle per cui Martini diceva che è una cosa che E chiaramente ciascuno vuole mettere sul tavolo. Ma la questione che viene, che è posta dalla sindonalità, è come possiamo stare insieme nell'unità pur riconoscendo l'interno. Questo è il tema che non perché oggi rimane. La differenza alla cifra delle riviste di studio. Primo, siamo un cristianesimo per la prima volta nella storia planetaria. Il vescovo di famoso cristiano del Fratello si può fare un concilio perché 5.000 vescovi non hanno morto in 2000. Erano 2.000 adesso in campo nel Vaticano. Cioè, 70 anni fa erano meno della metà. Poi ci sono 5.000 lettere, senza entrare nella questione del sinodo del popolo di Dio, eccetera, no? Cioè la Chiesa cattolica, ma il cristianesimo, è dappertutto. Prima volta questo. È dappertutto, ma al proprio interno è quanto mai diversificato come cristianesimo. Perché noi siamo abituati a pensare che sono ortodossi, protestanti e cattolici, e cominciamo a dire che intanto ci sono cristiani che non si riconoscono in queste tre tradizioni. Per esempio, ci sono chiese che ci sono comunità cristiane che sono al di fuori, anche sono gli avventisti del settimo giorno. Sono protestanti, secondo alcuni sì, secondo altri non si riconoscono esattamente nel filone, diciamo, della riforma del XVI secolo.
I testimoni di Geova sono cristiani, sono una situazione sicuramente difficile, non solo, ma all'interno di queste grandi tradizioni, cioè protestanti, cattolici, ortodossi, la diversificazione è estrema. Uno dice, ma certo, i protestanti sono tanti in denominazione. Ma se voi guardate, sono circa 10 milioni nel mondo i cattolici che non si dicono. E non sono principalmente le chiese greco-cattoliche, che sono circa 60.000 greco-cattoliche dell'Unione di Utrecht. Ce ne sono quelle che vengono ad essere chiamate chiese cattoliche indipendenti, che rivendicano di essere cattolici, la successione apostolica, perché magari io ho studiato per esempio il caso di un vescovo brasiliano che è stato scomunicato nel 1945. E ha fondato delle chiese. Ha fondato delle chiese che si sono, diciamo, moltiplicate un po'. Ma questo vale anche per le chiese ortodosse. Quante chiese ortodosse non canoniche esistono? Ma poi all'interno delle singole denominazioni le differenze sono molto forti. Prendiamo il caso della Chiesa Cattolica, no? La Chiesa Cattolica. Cioè, ufficialmente non pensa che sia possibile l'ammissione delle donne al ministero presbiterale. Presbiterale, quindi è una cosa che ha a che fare con, diciamo, uno dei noccioli della fede cristiana. Ma nella Chiesa cattolica sono tanti. Voi leggete l'ultima ricerca di Franco Garelli, no? Gente di poca fede, il 60% dei cattolici italiani è favorevole all'idea che le donne possono fare fede. Allora, questa diversità, come la teniamo, non possiamo più dire facciamo uguale dappertutto. Questa cosa qui non funziona più, non funziona più né dal punto di vista dell'autocomprensione che le chiese hanno di sé, ma neanche dal punto di vista culturale. Non si può dire al nigeriano, vabbè, ascoltami, la chiesa, il prete deve essere un prete. Stampato su come a Roma piuttosto che in Giappone. Quindi noi andiamo in una direzione dove il tema è come valorizziamo la differenza, ma allo stesso tempo non cambiabilità. E questo ha a che fare con la mentalità delle persone, cioè noi siamo abituati a pensare che la comunione sia fondamentalmente uniformità. Cioè io sono in comunione con i cattolici, pochi cattolici giapponesi, perché se vado alla messa in Giappone, magari non capisco niente delle parole, ma tutta la messa è uguale a quella che io celebro a Cusano Milanese. Quindi, da una parte questa vogliamo avere un cambio di mentalità e un cambio di struttura, e qui viene la questione del sito. Non so se avete seguito il caos post-fiducia subita, no? La famosa intervento di fine anno della Congregazione della Dottrina della Fede sulla benedizione delle persone omosessuali o delle coppie. Prima si parla di coppie, poi le persone con un esempio assolutamente in cui l'elemento della relazione omosessuale non esiste più, cioè che sanno, non c'è la casa, non c'hanno il lavoro, sono malati e vanno in disabilità. Qual è il risultato della reazione che hanno avuto i vescovi americani? Che sostanzialmente la congregazione ha detto, va bene, voi valutate autonomamente, sulla base della sensibilità della vostra gente, ma sulla base anche della legislazione civile dei vostri paesi, che è una cosa assolutamente intrinseca, se fare o non fare le benedizioni. Uno dice, ma allora, al tema qual è? È che se questo vale su questo, ma perché non si può pensare che, per esempio, i tedeschi, i francesi, gli italiani ordinino donne senza che nigeriani, camerunesi, ammesso che non vogliano, non lo facciano, eppure si rimane in conflitto. Questa è la questione delle questioni. Non è immediatamente se attribuire alle donne l'ordinazione. Cioè non è di questo che discute questo sinodo. In un certo senso questo sinodo
discute delle precondizioni per poter risolvere in un modo che non produca scismi, ma neppure soluzioni di tipo amministrativo, per cui c'è uno che dice uno che perde. Ah, ordiniamo le donne e vincono i tedeschi e perdono i camerunesi. Non le ordiniamo, vincono i camerunesi e perdono i tedeschi. Ma troviamo una maniera, ripeto, a livello di mentalità, anche a livello di strutture. Se voi leggete gli ultimi tre capitoli della sintesi della prima sessione del sinodo, insomma, del sinodo di ottobre, sulla sinodalità, è tutta legata a queste questioni. Rapporto tra il sinodo e il papa, che è il principio di unità, il principio anche di la possibilità di strutture intermedie. Per esempio, questo sinodo ha prodotto una cosa, cioè è passato attraverso una cosa che si chiamano assemblee ecclesiali continentali, cioè delle cose che sul piano canonico non esistono, però sono state fatte. Allora, che ruolo ha? Che fondamento teologico ha? Che previsioni canonistiche, cioè che poteri ha? Che relazioni ci sono tra un'assemblea ecclesiale continentale, che è fatta da vescovi, preti, religiosi, laici, eccetera, laiche, e una conferenza episcopale continentale, o un patriarcato, che qualcuno ipotizza? Cioè, questo è il tema del sì. Quindi, poi è chiaro che, come dire, nella discussione vengono fuori tutte quelle che sono le questioni aperte. Quello è inevitabile ed è ovvio. E va bene anche che succeda. Cioè, va benissimo che ci siano quelli che dicono: ma insomma, capitolo 5 o capitolo 7 non si parla delle donne, non si decide se possono entrare e diventare diacono o no. Il problema è che quando non si è d'accordo, perché non siamo d'accordo, perché questa diversità, come dire, non è un pranzo di gala. Vuol dire sapere che non si è d'accordo. Come si riesce a stare d'accordo, a stare insieme pur portando avanti cose diverse? Questo è il tema che da 25 anni angoscia la comunione anglicana. La comunione anglicana da 25 anni sull'onda di un scisma che non si è ancora consumato, per la questione fondamentalmente prima dell'accesso delle donne ai ministeri, soprattutto al ministero episcopale, e poi sulla possibilità che accedano al ministero episcopale persone omosessuali attive, quindi con un partner. Allora, gli anglicani sono 80 milioni, i cattolici romani sono 1 miliardo e 3. È chiaro che è molto complicata questa cosa. Però è anche vero che se noi riusciamo a trovare il modo per risolvere questa cosa, comunque, che ci vorrà tempo, cioè per stare insieme nella diversità, noi diamo una testimonianza al mondo che si massacra, come si diceva, come dicevo anch'io, e che siamo lì sull'orlo di non sappiamo che cosa, perché è possibile. E questa è una testimonianza cristiana per questo secolo, forse per questo millennio, assolutamente centrale, almeno per come la capisco io. Se qualche altro intervento, prego. Io sono d'accordo che si devono rispettare sensibilità, culture, eccetera. Però è anche vero che su cose fondamentali dobbiamo essere d'accordo. Allora, riprendo quello che diceva la biblista, dobbiamo sapere anche dove andare. Perché va bene che i vescovi africani decidano anche di non aderire alla benedizione, ma bisogna almeno che siano contro la pena di morte che c'è. Magari in un loro stato, anche i vescovi americani, voglio dire, se un cristiano è per la pena di morte, non è cristiano, punto e basta. Può essere quello che vuole, ma non quello. Allora, su qualche cosa di fondamentale, che non deve essere costringente, ma che è importante per noi, dobbiamo,
anche di cercare di... è vero, cioè, fai bene tu a dire, se è ammesso un abbassamento, dovrebbe essere ammesso anche un innalzamento, le posizioni dei vescovi tedeschi, per esempio. In genere è vero invece che si ammette che non si pratichino cose avanzate, mentre non si ammette che vengano inserite richieste invece più. Però, insomma, secondo me qualche principio dobbiamo cercare di raggiungere insieme. Sì, mi verrebbe da dire. Il problema è dove mettiamo il limite, no? Cioè, allora, il chierico modo di originarlo, no? Cioè, Gesù Cristo morto e risorto, no? Questo è sufficiente? Sì, no, forse. Il tentativo, secondo me, è quello di, siccome, come dire, il tipo di conflitti intraecclesiali o di discussione intraecclesiale che abbiamo noi oggi verte più su questo tipo di questioni, non su questioni, come dire, so come dire, quelle trattate nel primo millennio, anche se forse hanno radici in quel tipo di questioni. Però, sai, come impostiamo i problemi? Quanto noi stessi, no? Impostiamo il problema in una forma che è legata al nostro modo di pensare. Mi viene in mente, noi abbiamo per 2000 anni ragionato che c'erano chiese pre-calcedonesi e post-calcedonesi, no? E poi ci siamo trovati ad accorgere alcune formule di consacrazione in realtà che venivano considerate non, quindi sono un elemento centrale, no, dell'Eucaristia, che venivano considerate non, cioè, eretiche, sostanzialmente, o comunque non riconoscibili in base al nostro, a quello che unisce le grandi tradizioni, no, ortodossi, protestanti e cattolici, che è il credo niceno-costantinopolitano. Forse in realtà volevano dire le stesse cose, ma con termini diversi, no? Perché? Perché all'interno di un certo codice culturale certe cose vogliono dire cose diverse. Allora, secondo me il tentativo di dare tempo, dal mio punto di vista, pure io non sono contento di questa posizione di Vescovi Africani, sia chiaro. Cioè io sono dell'idea che, come dire, bisogna andare molto oltre, la fiducia supplica se è un po' un pasticcio, ma bisognerebbe andare molto oltre su quello. Però mi rendo conto che se non usciamo da un gioco a somma zero, noi non faremo mai neanche le riforme. Lo dico qui tra parentesi, come noi siamo Chiesa. Perché? Perché a un certo punto, se l'alternativa è dobbiamo essere tutti d'accordo, non lo saremo mai. E se no, direi ci deve essere qualcuno che decide, il Papa decide per tutti. Insomma, rientriamo ancora in un meccanismo che oggi deve decidere una cosa, non domani decide un'altra. Secondo me il problema è quello che certo non è come dire una roba che si fa in 448 e che è la soluzione definitiva per tutto, no? Però dopo un millennio in cui noi siamo andati nella direzione della centralizzazione, della latinizzazione, e le chiese protestanti hanno avuto un processo analogo, Io conosco alcune chiese latinoamericane che alla fine degli anni 70 hanno detto: basta, noi missionari americani qua non ne vogliamo più. I vescovi ce li scegliamo noi e sono chiese metodiste, chiese presbiteriane, che sono Aymara, che sono... Va bene. Allora, secondo me la strada è quella che io intravedo e che vedo anche come grande sfida, è esattamente questa, no? Cioè, il documento di sintesi a un certo punto dice: i vescovi africani devono trovare il modo per aiutare quelle persone che vogliono avvicinarsi al cristianesimo, vogliono essere cristiani, vogliono partecipare alla Chiesa e vivono in poligamia, di farlo. Allora, questo è un problema che noi, almeno ufficialmente, non ce lo poniamo, no? Ma per loro è molto più importante che la questione delle relazioni omosessuali o tra persone dello stesso sesso.
Allora, secondo me noi dobbiamo creare le condizioni, e non è, non sarà un pranzo di gala, questa roba qua, per mantenere l'unità, che io credo sia un valore, ma riconoscendo la differenziazione. Non possiamo farlo appunto così. Mentre prima noi cosa facevamo? Latinizzavamo tutto, e i protestanti anglicizzavano tutto. Se posso dire una piccola cosa anch'io, prima il pastore li chiamava il racconto di Emmaus e della cecità e della non comprensione, però il racconto di Emmaus da parte dei viandanti inizia dicendo allo sconosciuto: alcune donne delle nostre ci hanno sconvolto. Io credo che bisognerebbe farci sconvolgere un po' di più dalle cose che ci ha detto oggi Silvia Zanconato, quindi dai primi due capitoli dell'Esodo. E in questo sconvolgimento sta anche la ripresa del millennio a cui tu ti riferivi, in cui abbiamo parlato. Io penso che alcune questioni possano essere affrontate tornando anche a parlare di Dio, che Dio abbiamo trasmesso, che Vangelo, a quale Vangelo siamo fedeli. I vescovi africani che hanno queste persone che chiedono di diventare cristiani, che tipo perché chiedono di diventare cristiani? Qual è il messaggio di cristianesimo che questi vescovi, questa chiesa offre, così appetibile da portare il desiderio di stare in una comunità. Tenere troppo staccate, ne abbiamo già parlato anche nei nostri incontri, le grandi questioni dalla risoluzione dei problemi possa essere comunque un rischio. Soprattutto, penso che su questo siamo d'accordo, tenerli staccati dall'annuncio. L'eresia delle decisioni non è tornando a una nuova dogmatica. Se si torna a una nuova dogmatica, si ritorna all'eresia. E quindi chiediamo alla storia delle esperte di eresia che cosa ci può insegnare. Io sono stata contenta di aver partecipato oggi e sono sempre un po' in difficoltà quando nel nostro parterre di citazioni, visto che ci invitate al confronto franco, ricorriamo a Sartre, a Galimberti, con tutto il rispetto che noi abbiamo per questo pensiero, e c'è una, siamo tutte e tutti dentro dal capitolo 3 dell'Esodo in poi. Bisognerebbe soffermarci anche ad assorbire altre fonti e a non relegare il tema delle donne che ci hanno sconvolto di Sifra e Pua alla questione dei misteri o alla questione dell'ordinazione, che è un grande tema, ma il problema è a monte. E io credo che questa cosa sia ancora tutta da elaborare e potrebbe aprire delle strade di dialogo più disarmato. Grazie.